Stefano Bisi, Mussolini diceva che il 20 settembre ormai è festa di massoni. Possiamo dire che in questo momento il 20 settembre è festa di Grande Oriente d'Italia, di massoneria e di radicali, perché e pochi altri. Questo accade, ci si ritrova in pochi a Porta Pia ogni 20 settembre e quindi questo. Ci troviamo in pochi, ma continueremo a ritrovarci. E proprio mi piace ricordare in questa occasione che pochi mesi prima della morte incontrai a Porta Pia il 20 settembre Marco Pannella. Io non conservo con ordine le foto, le immagini o filmati di questi anni in cui ho questo privilegio, questa fortuna di essere il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, ma quella foto la conservo perché è una stretta di mano vigorosa che ho avuto l'onore di fare con un uomo che gli italiani, che i cittadini italiani non possono mettere nel dimenticatoio, perché questo paese senza Marco Pannella sarebbe di sicuro meno libero. E quindi non dobbiamo rimuovere questa figura importante della storia italiana, Marco Pannella. E proprio appunto questa stretta di mano davanti al monumento di Porta Pia la conservo con commozione e continuerò a farlo e continuerò a farlo e a ricordarlo ogni volta che il 20 settembre andrò a Porta Pia per celebrare insieme ai fratelli questa festa che non deve essere solo la festa dei massoni. Non deve essere solo la festa dei radicali, deve essere la festa dei cittadini italiani. In fondo anche un papa che non osiamo dire progressista perché queste etichette non vanno bene, ma certo un papa che ragionava, Paolo VI, disse che in fondo il 20 settembre 1870 era una data voluta dalla provvidenza perché lasciava alla Chiesa il governo delle anime e lasciava allo Stato il governo del territorio, delle istituzioni. Pensate, il professor Fulvio Conti ha ricordato che a Torrita di Siena, pochi mesi fa, è stata inaugurata una piazzetta intitolata al 20 settembre. Via 20 settembre o piazza 20 settembre c'è in molte città italiane, grandi e piccole. A me, che sono curioso di vedere la toponomastica, sono un allievo in questo senso del professor Fulvio Conti, dico che Siena solo da un anno ha un largo 20 settembre, penso sia una delle pochissime città italiane che non aveva una via 20 settembre, oggi ce l'ha. Però perché si tende a rimuovere pezzi di storia che non ci piacciono. È vero che anche in questa legislatura appena iniziata è stata già presentata una proposta di legge per ripristinare la festa del 20 settembre. Sono due parlamentari di Forza Italia, ma io vorrei che altri parlamentari di altre forze politiche ricordassero quella data e si impegnassero affinché quella data venisse ricordata. Il senatore Andrea Marcucci presentò una proposta di legge che non prevedeva quella data segnata in rosso, però prevedeva che venisse celebrata nelle scuole, perlomeno venisse insegnata nelle scuole. Così non avviene, ma questo rientra nella rimozione di fatti, eventi e personaggi della nostra storia. Devo dire che il cardinale Gasparri e Benito Mussolini, nel
patto nel Lateranense, tra le cose non visibili, c'era proprio questo accordo, concordarono l'annientamento della massoneria e devo dire ci riuscirono anche se siamo riusciti a risorgere, a rinascere, perché la fiamma della libertà, la fiamma della solidarietà e della fratellanza non si può uccidere, ma sono stati cancellati personaggi anche minori della storia nostra, intendo nostra, della storia italiana, che meriterebbero maggior risalto. Uno è Giulio Bacchetti. Giulio Bacchetti chi era? Era il direttore amministrativo del Grande Oriente d'Italia e fu colui che preparò gli atti dell'acquisto di Palazzo Giustiniani ed era colui che riuscì a resistere alle aggressioni, agli assalti degli squadristi a Palazzo Giustiniani. Se oggi prima di me altri e coloro che verranno dopo di me potranno indossare questo collare, simbolo del Gran Maestro, lo si deve proprio a Giulio Bacchetti, il quale lo nascose questo collare nelle fasce di un nipotino neonato che era a Palazzo Giustiniani, Giulio Paolucci si chiamava, e poi lo nascose nel quartiere Prati, nella casa della famiglia, anzi nel bagno, fece un buco nel bagno di questo appartamento per nascondere il collare. E quest'uomo nei giorni scorsi, perché purtroppo anche noi massoni ci dimentichiamo di personaggi della nostra storia, proprio pochi giorni fa ero a Padova, l'ultimo posto dove mi sarei aspettato di trovare qualche conoscitore della storia di Giulio Bacchetti, e l'ho trovato lì, a Padova, un nostro fratello originario di Ustica, ha trovato i documenti, le lettere, le cartoline che Giulio Bacchetti inviava alla moglie, perché era stato mandato al confine, a Ustica e poi a Ponza. Ma dicevo che nella rimozione di personaggi della nostra storia ce n'è un altro che è rimosso. Qui invito il professor Fulvio Conti e i suoi studenti a fare un'ulteriore ricerca. Meuccio Ruini. Dai primi tentativi miei di ricerca, via Meuccio Ruini esiste a Roma, a Reggio Emilia, la città natale di Meuccio Ruini, e a Montevarchi, non so perché a Montevarchi. Poi per ora, però è limitata la mia ricerca, non ci sono altre città italiane che portano il nome sulla via di quest'uomo, presidente dell'Assemblea dei 75, che preparò la Carta Costituzionale. Nei giorni scorsi e in questi giorni molti guardano Sanremo e devo dire che tra una canzone e un'altra, una bella, una meno bella, si è parlato e si sono lanciati anche dei messaggi significativi, importanti, Benigni sulla Costituzione italiana, Francesca Fagnani sulla situazione dei giovani in carcere, la battaglia per le donne iraniane e così via. Ecco, una parola ricordando chi è stato il protagonista di questa Carta Costituzionale, di questa stesura, Meuccio Ruini. Credo che se lo meritasse, e invece rimosso. Non so se è stato rimosso anche lui perché massone convinto, ma un altro personaggio considerato minore, forse anche dagli storici, Mario Cevolotto. Il primo pensiero, poi è stato modificato, non era proprio il suo, ma la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, lo si deve un po' a Mario Cevolotto, che era un
un massone vero, tra coloro che partecipavano assiduamente alle riunioni dell'oggi, rimosso, ed era anche presidente della sottocommissione che studiava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Ecco, quindi rivalutare queste figure della nostra storia. Oggi siamo qui in questa sala, la seconda volta, sala Marco Pannella, della Fondazione Marco Pannella, e fa effetto, ecco, vedere questo libertario strattonato, portato via, con la mazzetta dei giornali sotto braccio, tenuta in mano, che è un segno di libertà. Non li lascia, viene trasportato via dalle forze dell'ordine, ma non abbandona la mazzetta dei giornali quotidiani, ce ne sono tre o quattro, non li abbandona. Questo vuol dire essere un uomo che teneva la libertà, che quando muoiono i giornali finisce la libertà e quindi le tiene ben stretta. Però non vorrei mettere oggi, perché si potrebbe anche forse non interpretare in maniera corretta il mio pensiero. Oggi è il 20 settembre, è una festa della laicità, ma siccome dobbiamo far diventare questa festa la festa di tutti gli italiani, non dobbiamo catalogarla come festa dei massoni. È una festa laica, che non vuol dire contestare la sacralità, anzi, voglio leggervi un pensiero che ho ritrovato l'altro giorno. Ho avuto la fortuna di conoscere la nipote di Meuccio Ruini, Marieli Ruini, e mi donò un libro dove c'è tutta la preparazione della Costituzione della Repubblica Italiana, e Meuccio Ruini a un certo punto dice: finora qui dentro ci siamo divisi, urtati, lacerati nella stessa discussione del testo costituzionale, ma vi era uno sforzo per raggiungere l'accordo e l'unità. Ed ora io sono sicuro che nell'approvazione finale il consenso sarà comune ed unanime, e dirò che al di sotto di una superficialità di contrasto vi è una sola anima italiana. L'Italia avrà una carta che sarà sacra, sacra per tutti gli italiani. Ecco, non c'è quindi, si usa questa parola, no? che sa di laicità, parola sacra che sa di laicità. Proprio pochi giorni fa a Matera abbiamo promosso come Fondazione Grande Oriente d'Italia un incontro tra gli esponenti delle religioni, e come ha detto un pastore valdese presente, ha detto: oggi non facciamo solo gli esercizi spirituali, anzi superiamo gli esercizi spirituali, andiamo nel concreto a vedere quello che ci unisce. Non i punti che ci dividono, ma proviamo a valorizzare, a sottolineare i punti unificanti dei nostri percorsi di fede. Ecco, io penso che i vari percorsi di fede o di non fede, perché c'è il diritto di pregare, ognuno ha il diritto di pregare il proprio Dio, ma il diritto anche di non pregare nessun Dio, ecco, il tetto unificante è la Costituzione della Repubblica Italiana. E la Costituzione della Repubblica Italiana, che nasce dalla Resistenza, che è il completamento del sogno risorgimentale, e questo è il motivo principale per cui il 20 settembre 1870 deve diventare ogni 20 settembre la festa nazionale. Grazie Stefano Bisi.